High Tech. Alta tecnologia a bordo è il tema dominante dell'ultima edizione del Motor Show di Ginevra. Lo affrontano costruttori come Volvo, Mercedes, ma anche Ferrari, che prevede di montare sui nuovi modelli il sistema CarPlay di Apple per consentire all'automobilista di effettuare chiamate, utilizzare mappe, ascoltare musica, accedere ai messaggi. La Volvo conta di montare l'iPhone System sulla XC90. Mercedes dovrebbe impiegare il sistema nella classe S. L'idea ha però dei limiti. Quali? La cosa comporta avere sullo schermo di bordo la Apple Maps per la navigazione, le funzioni del telefono, la musica. Ma quando si passa alle applicazioni dei social network, spuntano i limiti. Non si riesce ad avere un accesso completo a Facebook come avviene sul telefonino. C'è la riduzione di poche righe per digitare. Rolls-Royce sta incorporando in plancia assistenza alla guida per la nuova Ghost Series. La nuova assistenza satellitare consente la gestione dei dati GPS in relazione a quello che il veicolo percepisce sulla strada. Quest'auto ha un design evolutivo, con questo vengono introdotti innovativi sistemi tecnologici. Fra questi la trasmissione satellitare, tecnologia che consente all'auto di adoperare i sistemi di navigazione oltre alle informazioni GPS per sapere quello che si presenterà sulla strada, per vedere dietro l'angolo. Insomma, un'automobile adeguata ai tempi. La nuova Infiniq Q50 Eau Rouge ha le sue soluzioni d'alta tecnologia col navigatore e le applicazioni smartphone. Innovativa anche la Direct Adaptive Steering Technology che guida elettronicamente la sterzata. Nessun volante invece per questa futuristica monoposto Toyota. Per far funzionare il veicolo bisogna spostarsi da una parte all'altra col corpo. La mancanza del volante è una delle cose più rivoluzionarie della vettura. Sembrerebbe la Batmobile, ma è solo un veicolo del futuro. Il marchio francese Lazareth sfodera la sua ultima creazione, Wuzuma GT, un mix fra un'automobile e una moto. Stando al costruttore, il veicolo è dotato di tutti gli standard di sicurezza. La gente si sorprende perché si tratta di un veicolo di categoria insolita, visto che ha tre ruote, così non è né un'auto né una moto. In Europa lo si riconosce come triciclo. La Nissan Blade Glider, derivata dalla Zeod RC di Le Mans, resta uno dei prototipi meno convenzionali a Ginevra. La tecnologia elettrica con batteria al litio la rende un veicolo a zero emissioni. Può portare due passeggeri. La Volkswagen XL1 viene sbandierata come la più efficace del pianeta, dotata di un motore ibrido che le consentirebbe di fare 100 km con un litro di gasolio. Le batterie aggiungono altri 50 km a trazione elettrica. Meteor Fulu ET è il veicolo elettrico cinese che utilizza batterie al piombo, con un'autonomia di 100 km alla velocità di 40 km l'ora. Si tratta di una biposto lunga 2,25 metri. Ha bisogno di una superficie di parcheggio inferiore del 24% a quella di cui ha bisogno una Smart.